Ecco, se noi consideriamo in questa nostra seconda tappa di questo nostro percorso che abbiamo intitolato come recita del foglio che è stato distribuito oggi, per interpretare la vita attraverso la Bibbia e la Bibbia attraverso la vita, credo che possiamo farci aiutare da uno dei più grandi biblisti italiani degli ultimi 50 anni, Rinaldo Fabris, scomparso nel mese di ottobre, il quale in una sua relazione che fu proposta nel giorno della fondazione della presentazione ufficiale dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana a Lugano, parlo del 2003, aveva tra l'altro detto: la mia speranza e il mio auspicio è che si riducano sempre più, fino a scomparire, le separazioni, le barriere e le influenze negative realizzate da metodi riduttivi di lettura della Bibbia. Mi riferisco anzitutto alla lettura confessionale della Bibbia e alla lettura laica. Per lettura confessionale intendo quella che strumentalizza la Bibbia in funzione del dogma, e per lettura laica quella che spesso diventa una lettura laicista. Mi auguro anche che siano superate le contrapposizioni tra lettura fondamentalista e lettura spiritualista. La prima, quella fondamentalista, resta aggrappata al testo nella sua letteralità, mentre la seconda, la spiritualista, riduce il testo biblico dentro gli orizzonti di uno spiritualismo intimistico. Quest'ultima spesso è una lettura selvaggia della Bibbia. In termini positivi auspico un incontro e uno scambio fecondo tra lettura scientifica e lettura pastorale della Bibbia all'interno di una lettura sapienziale. La lettura pastorale è una lettura della Bibbia in funzione dell'attività della parrocchia. Invece la lettura sapienziale può essere compiuta da tutti, dall'artigiano al medico all'artista. Il termine sapienziale si riferisce alla dimensione profonda della vita. Questa è la prospettiva e la sensibilità spirituale per entrare nel castello della Bibbia. La competenza filologica, storica, culturale è utile, ma al servizio della sapienza che è l'arte del vivere bene. La Bibbia come testo della parola di Dio offre la possibilità di vivere in modo sapiente. Ora, quando noi parliamo di sapienza non facciamo riferimento a intellettualismi eruditi, e neppure a considerazioni astratte del rapporto con la scrittura. Come ricordavo anche nel pomeriggio, e mi permetto di ribadire questa sera, quando parliamo di lettura sapienziale facciamo riferimento a una lettura che si radica nella quotidianità della vita, che cerca di mettere in rapporto il cuore e il cervello rispetto al testo biblico, tenendo cuore e cervello inscindibilmente collegati. E penso che questo sia un obiettivo che chiunque, quale che sia la sua scelta di vita, la sua fede religiosa, la sua fede di altro genere o altre prospettive di vita, ecco, sia un obiettivo che tutti noi possiamo porci. È evidente che coloro che cercano di essere ebrei e cristiani nel senso più tradizionale e stretto del termine dovranno considerare la parola di Dio contenuta nelle Sacre Scritture come il punto di riferimento fondamentale della propria identità religiosa. Ma che cosa voglia dire questo? Lo si scopre passo dopo passo, momento per momento, direi secondo le varie esperienze che ciascuno di noi acquisisce nell'ambito della sua vita. In questo nostro secondo passo primo testamentario cercheremo di confrontarci con due testi, uno in particolare e uno invece più sullo sfondo nell'ultima parte del nostro incontrarci questa sera, che sono stati letti un numero spropositato di volte, non soltanto in quanto testi in sé, ma anche in quanto testi che hanno influenzato, per esempio, le arti figurative, per esempio la letteratura, per esempio altri campi del sapere in modo molto notevole. Mi riferisco ai due racconti sulla creazione dell'uomo e della donna, rispettivamente in Genesi 1 e in Genesi 2. E procederemo secondo una metodologia abbastanza simile a quella che quest'oggi abbiamo utilizzato, cioè la lettura dei due testi, la possibilità per ciascuno di soffermarsi sui due testi con alcune domande di comprensione, l'ascolto da parte mia delle questioni, delle domande, degli interventi che chiunque vorrà liberamente proporre, e la mia lettura del testo che tenga conto delle questioni che sono emerse. Nell'ultima parte cercheremo di ricollegare questo tema con un'altra grande testimonianza primo testamentaria, cioè il Salmo 1. Che sarà da tema conclusivo di questo nostro secondo momento, in questo nostro percorso in quattro tappe che in queste giornate cercheremo insieme di vivere. Che i primi 11 capitoli di Genesi siano
alta mitologia ormai è questione abbastanza risaputa, ormai solo 4 fondamentalisti negano un dato di questo genere, qualche volta sono 5 o 6, ma in realtà solo chi non ha nessun tipo di nozione alta della parola mito e nello stesso tempo non ha nessuna nozione del rapporto tra storia e verità continua a pensare che quegli 11 capitoli siano una specie di telecronaca descrittiva di come all'inizio la vita si è variamente proposta ed è stata creata. Quando noi parliamo di mitologia lo diciamo, ripeto, in senso alto. Mythos in greco significa narrazione, racconto. Quindi il fatto che quegli 11 capitoli, come tanti altri momenti biblici, raccontino le ragioni fondamentali, il perché delle cose, ma non raccontino segnatamente il come degli avvenimenti, è dato su cui dovremmo insistere in tutte le direzioni possibili. Perché di serpenti, di mele che non sono mele e di altri dettagli del genere, credo che noi dobbiamo fare giustizia una volta per tutte, ma non innanzitutto per noi stessi, direi per la riflessione generale, sapendo che quella immagine è anche dal punto di vista iconografico di grande bellezza, e se ciascuno di noi pensa soltanto a qualche rappresentazione figurativa che ha dei progenitori di quel momento e pensa che sapienza rappresentativa ci sia, rende grazie a Dio per queste opere d'arte, ma nello stesso tempo sa bene che fa riferimento dal punto di vista dei primi capitoli di Genesi a una serie di racconti realizzati con le categorie di comprensione di vari secoli prima di Cristo. Ricordiamo tutti che il primo racconto, quello di Genesi 1, è riconducibile grosso modo al VI-V secolo avanti Cristo, il secondo racconto, quello di Genesi 2, addirittura al X. Quindi stiamo parlando di epoche molto lontane da tutti i punti di vista rispetto a noi. E siccome il nostro compito, nella logica sapienziale che Don Fabris evocava nelle righe che ho appena letto, significa avere degli strumenti di carattere culturale che ci aiutano a entrare nei testi dalla porta principale, ma nello stesso tempo significano anche porci in relazione esistenziale con questi testi, allora è del tutto evidente che noi dobbiamo chiederci che cosa i testi intendano dire in sé e in secondo luogo che cosa i testi possano dire alla nostra esperienza di vita. Anche perché ciascuno di noi è un contesto di esperienze in continua evoluzione. Non vorrei sembrare né banale né noioso da questo punto di vista, ma ciascuno di noi tra 5 minuti non è lo stesso contesto di esperienze che era 5 minuti fa. E questo discorso vale per la nostra esperienza umana, questo discorso vale anche per il confronto e il contatto con qualsiasi testo, qualsiasi tessuto di esperienze letterarie, filosofiche, figurative, cinematografiche, radiofoniche, potremmo andare avanti con l'elenco, proprio in questa logica per la quale noi siamo un contesto di esperienze che entra in relazione con il contesto di esperienze che è l'opera che stiamo esaminando, il testo che stiamo considerando, in situazioni di spazio e tempo determinate. Un testo biblico letto, anche quelli che ci accingiamo a considerare adesso, 10 anni fa, aveva probabilmente nella nostra esperienza personale degli echi e dei significati che oggi potrebbe non avere, piuttosto che il contrario, insomma. Quindi io credo che noi di questo dobbiamo essere consapevoli, e questo discorso può essere molto importante anche in altri contesti, perché per esempio quando Don Francesco e i suoi confratelli presbiteri tengono un'omelia, è auspicabile che non facciano una lezione di esegesi e di teologia in quel momento, ma è necessario che, prendendo un'idea e un riferimento dal testo e non da altro, aiutino ad entrare nel testo e a fare a creare una relazione positiva tra il testo e la vita dei presenti. Allora, nel contesto omiletico in un certo modo, nel contesto catechetico in un altro, nel contesto del gruppo biblico che si incontra e non crede di essere il gruppo di quelli che finalmente capiscono tutto, ma semplicemente uno dei tanti, delle tante occasioni in cui le persone si riuniscono intorno ai testi biblici, in tutte queste occasioni possiamo, in forma diversa, avere un confronto culturale significativo per la vita di tutti.
Leggiamo a questo punto i due racconti, rispettivamente Genesi 1, 26, 31, Genesi 2, 18, 25. Per ragioni di completezza, larga parte del testo intermedio tra un racconto e l'altro si trova alla nota 12 a piedi pagina. Io vi inviterei cortesemente a concentrarvi però in questa fase su questi due racconti, che sono già un terreno piuttosto ampio di riferimento, e in modo tale che questa nostra lettura sia più legata innanzitutto a questi due passaggi. La traduzione di entrambi i testi è realizzata dal sottoscritto e da un collega, Renzo Petraglio, quindi, come al solito, è più che mai suscettibile di critiche, cambiamenti, miglioramenti. Genesi 1, 26, 31. E Dio disse: facciamo l'essere umano secondo la nostra figura, la nostra immagine, ed eserciti la sua autorità responsabile e promozionale sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'essere umano secondo la sua figura, secondo la figura di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, ponetela sotto la vostra autorità, ed esercitate la vostra autorità responsabile e promozionale sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Poi Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto bella e molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Genesi 2, versetti 18-25. Poi il Signore Dio disse: non è cosa bella e buona che l'essere umano sia solo. Gli voglio fare un partner capace di aiutarlo e di fronteggiarlo. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'essere umano, per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'essere umano avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'essere umano impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'essere umano non trovò un partner capace di aiutarlo e di fronteggiarlo. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'essere umano, che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio realizzò con la costola che aveva tolta all'essere umano una donna e la condusse all'essere umano. Allora l'essere umano disse: questa volta è lei carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. Ella sarà chiamata donna perché dal maschio ella è stata tolta. Per questo un maschio lascerà suo padre e sua madre e si unirà strettamente alla sua donna e i due verranno ad essere una carne sola. Ora tutti e due erano nudi, l'essere umano e la sua donna, ma non ne provavano vergogna. Gli interrogativi per la lettura personale sono i seguenti. Che cosa mi colpisce in questi brani? Che cosa non riesco a capire in questi brani? Quale visione di essere umano propone il testo di Genesi 1, 26, 31? E quello di Genesi 2, 18, 25? E in terza battuta, quali caratteristiche ha la relazione maschile e femminile in questi passi biblici? Ora, ovviamente, ciascuno è libero di considerare queste domande come vuole, anche di considerarne soltanto una o due, vista l'ampiezza dei riferimenti ai testi, e quindi poi ascolteremo, dopo questo momento di lettura, quanto i presenti vorranno proporre. Noi abbiamo due racconti, come dicevo prima, molto distanti dal punto di vista cronologico e, aspetto molto interessante a sua volta, il più antico è successivo al più recente. Però prima di entrare nella lettura del testo, due riflessioni preliminari mi sembrano indispensabili. Anzitutto, questi testi scaturiscono da quale esperienza? Come d'altra parte gran parte dei primi cinque libri della Bibbia. Dall'esperienza di coloro che, tornati dalla schiavitù a Babilonia, dopo aver sperimentato un confronto significativo con varie culture mesopotamiche, da Babilonia alle regioni circonvicine, e chiedendosi quali fossero le ragioni per le quali essi avevano sperimentato la tragedia della deportazione, hanno pensato di trovare spiegazioni, o meglio, di rappresentare le ragioni fondamentali, innanzitutto la prevaricazione dell'uomo
e il distacco dell'uomo da Dio come motivazione fondamentale di questa condizione. E quindi ciò ha portato alla rappresentazione, pensate a tutta la dinamica legata a quello che è stato presentato da Agostino in poi come il peccato originale, sottolineo, da Agostino in poi, quindi siamo dal IV-V secolo dopo Cristo in poi, a partire poi da tutta una serie di riflessioni che riguardano, mi riferisco in particolare alla rappresentazione della creazione e che, come molti sanno, ha degli evidenti addentellati di confronto con alcuni poemi di tradizione mesopotamica di grande importanza, di grande impatto, che hanno certamente influenzato i redattori che hanno portato a questi testi. Quindi, l'abbiamo detto all'inizio, lo ribadiamo adesso, quello che viene raccontato in questi due brani, come nell'insieme dei primi 11 capitoli di Genesi e per certi aspetti anche di vari altri passi di Genesi, è una rappresentazione narrativamente splendida che vuole esprimere con le categorie di comprensione dell'epoca, in buona sostanza, le ragioni fondative del tutto. Quindi dal punto di vista scientifico non va considerato nella maniera più assoluta, salvo situazioni particolari, perché se lo considerassimo saremmo pre-galileiani da un certo punto di vista, cioè dovremmo pensare che la Bibbia sia un strumento di conoscenza della realtà scientifica, quando è del tutto evidente che per fortuna da vari decenni a questa parte ciò non è più vero. Certo, se io avessi detto all'inizio del XX secolo quello che sto dicendo adesso, non sarei più tornato una seconda volta qui, questo è del tutto evidente, ma non soltanto qui a Castiglioncello, in qualsiasi contesto di carattere ecclesiastico, perché voi tutti sapete quel che è successo nei primi 10-15 anni del XX secolo. È successo qualcosa di così negativo che nell'ambito della Chiesa Cattolica l'esegesi e l'attenzione ai testi ha subito un ritardo e uno stop per il quale ci sono voluti decenni per potersi riavere da quello che era successo. Per esempio, uno dei più grandi esegeti cattolici tra la seconda metà del XIX e l'inizio del XX secolo, cioè il domenicano Lagrange, fondatore dell'École biblique a Gerusalemme, dovette tenere in un cassetto per decenni alcuni studi su Genesi 1:11, perché i confratelli gli dicevano chiaramente che li avesse pubblicati la scomunica non gliel'avrebbe tolta nessuno. Ecco, questo per dire il quadro in cui noi ci collochiamo. Quindi cose che oggi sono ritenute, e non solo da oggi, dati culturalmente indiscutibili, erano visti peggio del diavolo in epoche non così lontane da noi. Allora, se noi teniamo conto di questo fatto e guardiamo avanti, e soprattutto guardiamo ai testi che abbiamo sotto gli occhi, allora noi notiamo degli aspetti davvero di grandissimo interesse. Allora, che i due testi, ripeto, uno più raffinato dal punto di vista teologico, il primo, un altro più ricco dal punto di vista narrativo, il secondo, abbiano degli elementi in qualche misura convergenti e per altri aspetti diversi circa la creazione dell'uomo e della donna è abbastanza evidente. Io vorrei soffermarmi su alcuni aspetti specifici dell'uno e dell'altro testo per sottolineare elementi che talvolta sono stati variamente fraintesi, probabilmente io stesso li sto fraintendendo, e tra 30 anni e 40 qualcuno dirà che io ero assolutamente fuori da qualsiasi accettabilità, ma questo è un discorso che di generazione in generazione, di anello in anello, arriverà fino almeno alla parusia, quindi da questo punto di vista siamo tutti abbastanza sereni. Allora, e Dio disse, facciamo l'essere umano secondo la nostra figura. Tutti avranno notato questo incredibile plurale. Un plurale che non si spiega se non come, ci sono tante altre ipotesi evidentemente, ma una delle ipotesi più significative è una specie di residuo di politeismo di fondo, di politeismo di tradizione mesopotamica. Oppure qualcuno dice potrebbe essere la presenza di Dio che insieme alla corte angelica si sente plurale e non singolare. Questa seconda ipotesi mi pare un po' più fantasiosa della prima. In ogni caso il riferimento è molto chiaro. Solo in questa affermazione facciamo l'essere umano secondo la nostra figura, a nostra immagine. E sotto voi vedete come al versetto 27, lo si diceva in uno degli interventi, su che cosa torna il testo? Dio creò l'essere umano secondo la sua figura, secondo la figura di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Allora io sono abbastanza pronto a scommettere che nel cuore e nella mente di ciascuno di noi questa sera, ma anche in altri contesti, l'essere secondo la figura ed immagine di Dio suscita obiettivamente delle difficoltà di comprensione non da poco.
Perché se l'immagine e la somiglianza è fisica, non si capisce che riferimento ci sia. Se la somiglianza e il ravvicinamento è di altro genere, di che genere sarà? Allora, se noi teniamo conto dell'insieme, noi che cosa notiamo? Allora, innanzitutto che qui non si dice che l'essere umano, e noi abbiamo tradotto rigorosamente essere umano dove in ebraico c'è scritto Adam, e maschio quando c'è scritto Ish, sono due sostantivi diversi. Un conto è essere, come dicevo oggi, per esempio, come il tedesco Mensch, cioè essere umano nel senso di persona. Altro discorso è utilizzare dei termini, pensate all'ebraico, pensate al greco, pensate al latino e altre lingue, che distinguono nettamente l'essere umano dall'essere rispettivamente maschio e femmina. Quindi il fatto di tradurre, come in tante traduzioni, tutto uguale, non aiuta a capire i testi. Poi talvolta vi viene detto, quando voi fate notare queste differenze, che è importante essere omogenei perché sennò le persone non capiscono. E devo dire che di fronte a questa affermazione la mia irritazione cresce anno dopo anno. Le persone non capiscono se le cose non vengono spiegate. Se le cose vengono spiegate, le persone mediamente capiscono. Allora, in questo quadro quindi c'è grande ravvicinamento ma non sovrapposizione, non identificazione. Allora, in che cosa l'essere umano è vicino a Dio? Non verosimilmente dal punto di vista fisico, non dal punto di vista, diciamo, della sapienza generale, ma l'elemento in cui è estremamente vicino rispetto a tutti gli altri esseri umani, agli esseri creati, è la capacità di relazione con l'altro, anche non legata al proprio istinto, ma una scelta di carattere autonomo, diretto, spontaneo. Allora, l'essere ad immagine, secondo la figura e ad immagine di Dio, significa in sostanza questo: essere capace di relazione. E infatti, nelle tre affermazioni del versetto 27, la terza, che come succede sempre nella Bibbia, è quella culminante, questo discorso vale dal primo al Nuovo Testamento, è maschio e femmina li creò. Cioè, nel primo racconto, il più recente dei due, redatto probabilmente al ritorno degli ebrei dalla schiavitù di Babilonia, noi che cosa abbiamo? L'idea che, in ultima analisi, la pienezza dell'umanità si dà nel momento in cui c'è questa duplicità, maschio e femmina. Non c'è pienezza di umanità se consideriamo soltanto il maschio, non c'è pienezza di umanità se consideriamo soltanto la femmina. Ed è interessantissimo vedere come, una volta precisata questa distinzione, maschio e femmina, e la, che cosa dice il nostro testo? Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Allora, questa affermazione, che dall'antichità alla nostra contemporaneità è stata utilizzata come una specie di bandiera demografica, dicendo crescete e moltiplicatevi in qualsiasi contesto, come se fin da allora questo versetto potesse essere scarnificato dal testo e diffuso ovunque, invece va collocato nella realtà storico-culturale da cui questo brano emerge. Gli ebrei tornati da Babilonia erano demograficamente ridotti al minimo. Se non ci fosse stato un incentivo a mettere al mondo figli, sarebbero scomparsi. Allora, fino a pochi decenni fa, queste riflessioni di carattere storico-culturale non si facevano, perlomeno non si facevano in ambito cattolico, ma anche l'ambito protestante riformato è stato immune da queste riflessioni per tantissimi secoli, per tantissimi anni. Allora, il fatto che i due siano fecondi e si moltiplichino e riempiano la terra è un dato importante, è certamente all'interno del progetto di creazione, ma non è la ragione fondamentale per la quale i due sono creati. Basta leggere il testo, non ci vuole una grande inventiva o una grande competenza esegetica per capirlo. E quell'espressione che noi abbiamo tradotto eserciti la sua autorità responsabile e promozionale, che cosa vuol dire? Allora, c'è uno splendido verbo che viene utilizzato dall'ebraico e che in vari contesti del Primo Testamento viene utilizzato rispettivamente per la conduzione del gregge al pascolo e per la spremitura dell'uva in vista della realizzazione del vino. Allora, se noi traduciamo dominino la terra, esercito un dominio, quindi un'autorità di tipo più o meno padronale, non rendiamo la vivacità di questo verbo, che è molto più complesso, molto più articolato di così, molto più ricco.
Allora, l'espressione che abbiamo trovato con il collega, lo riconosco, è un po' verbosa. Occorre trovare una formula che sia più efficace, meno protocollare, meno burocratica di così. D'altra parte le traduzioni sono un work in progress, cioè un lavoro di raffinamento costante, di miglioramento costante. Però l'idea è questa, il fatto che i due siano in relazione tra loro e nell'essere in relazione tra loro, mentre mettono al mondo progenie, nello stesso tempo si preoccupano dello sviluppo del creato nella sua globalità, cioè collaborano con il creatore allo sviluppo del creato. Da qui quindi non un'idea padronale e strumentalizzatrice del creato e della natura, ma un'idea di sviluppo particolarmente significativo. Quindi quando noi vediamo questo testo nella parte conclusiva essere una specie di bandiera dei vegetariani, come una specie di riferimento alla sorta di vegetarianesimo dall'inizio, possiamo considerarlo un modo un po' strumentale di leggere il testo, però certamente per arrivare a, biblicamente parlando, a un testo in cui si parli dell'uso di violenza per nutrirsi, per esempio, dobbiamo arrivare a vari capitoli dopo, siamo al capitolo 9 di Genesi, relativamente alla figura di Noè e a quel momento. Quindi in questa fase originaria chi ha redatto questo testo ha pensato che questo rapporto con il resto del creato dovesse essere anche in questo senso immune da qualsiasi tipo di violenza. E questo è il primo discorso. Quindi nel racconto del VI o V secolo a.C. i due, maschio e femmina, insieme sono il culmine della creazione, sono chiamati a moltiplicarsi, a sviluppare se stessi nella relazione, nei figli che vengono dal loro rapporto e nello stesso tempo a essere i veri e propri, se posso adoperare questa espressione un po' pesante in italiano, promotori, sviluppatori, allargatori della creazione. Con un linguaggio, se volete, un po', anche questo obiettivamente non proprio felicissimo, qualche collega, qualche studioso ha parlato dei due come degli amministratori delegati della creazione. Però obiettivamente mi pare un linguaggio eccessivo e fuori luogo dal punto di vista del campo semantico. Passiamo al secondo racconto, che è il più antico dei due, che è stato redatto verosimilmente in epoca salomonica, siamo nella seconda metà del X secolo a.C. Il Signore Dio disse: non è cosa bella e buona che l'essere umano sia solo. Allora, nel testo intermedio, quello che trovate alla nota 12, vi è un passaggio particolarmente interessante, che è quello del versetto 7, siamo all'inizio del secondo racconto. Il Signore Dio plasmò l'essere umano con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'essere umano divenne un desiderio vivente. C'è una splendida immagine ebraica che dà l'idea di c'è un vocabolo che viene, può essere tradotto con una costellazione di significati, tra cui questa idea di un desiderio che si apre alla vita, con una vivacità che tante traduzioni nostre hanno reso scialbo e particolarmente rigido. Invece questa è la logica con cui inizia questo secondo racconto. Per cui quando al versetto 18 il testo dice non è cosa bella e buona, noi abbiamo tradotto scindendo il significato dell'aggettivo tov, che noi abbiamo spesso tradotto solo dal punto di vista etico, ma che ha dei rilievi di carattere estetico molto importanti. Bellezza e bontà, biblicamente parlando, giudaicamente parlando, sono compresenti, non sono alternativi tra loro. Secondo una logica un po' diversa, per esempio, dal famoso rapporto nella cultura greca, dall'età arcaica all'età classica, della cosiddetta calocagazia, cioè il fatto di essere belli e buoni contestualmente. In quel caso c'è un'idea molto elevata, molto elitaria dal punto di vista culturale, qui invece il discorso è molto più storico, molto più radicato nella vita di tutti. Non è cosa bella e buona che l'essere umano sia solo, gli voglio fare un partner capace di aiutarlo e di fronteggiarlo. Allora, l'espressione e la traduzione me ne rendo conto è deprecabile, ma la traduzione un aiuto che gli sia simile o, peggio ancora, la 2008, un aiuto che gli corrisponda, chiedo scusa, non vorrei sembrare irriverente, ma sa di elettrodomestico, obiettivamente. Allora, occorre rendere il significato in maniera un po' articolata. Allora, che cosa dice l'ebraico? L'ebraico ha un sostantivo e un avverbio preposizione insieme.
Il sostantivo vuol dire una serie di significati che vanno dall'aiuto al sostegno, alla salvezza, al supporto. La preposizione avverbio vuol dire contro, di fronte. Quindi voi dovete cercare nella resa italiana di esprimere che cosa? Da un lato l'aspetto positivo del sostegno e dall'altro lato l'idea della dialettica e del confronto. Allora, aiuto che gli sia simile è veramente schiacciato sul primo termine. Aiuto che gli corrisponda è peggio ancora, perché dà l'idea di una specie di calco. Invece dobbiamo trovare delle espressioni, certamente ne possiamo trovare di più efficaci di quella che abbiamo scelto per ora noi, che però rendano questi due significati. Questo non soltanto perché chiunque abbia un'esperienza di carattere matrimoniale o relazionale sa bene che la dimensione dell'aiuto e quella della dialettica sono almeno compresenti, anche nelle migliori famiglie, anzi soprattutto nelle migliori famiglie. Ma anche perché innanzitutto l'ebraico di questo si occupa. E siccome la lingua ebraica, come mediamente le lingue semitiche, è una lingua in cui voi avete delle radici di termini che hanno una costellazione di significati particolarmente ricca, occorre tentare di rendere, per quel che noi possiamo, della nostra lingua indoeuropea, quindi completamente diversa per tante ragioni, e in più contemporanea a noi e non riferibile all'antichità, quello che i termini vogliono dire. A questo punto c'è l'idea di un uomo che fa che cosa? Tutti gli esseri viventi vengono condotti e l'essere umano che cosa fa? Dà il nome, il testo lo dice con chiarezza. La creazione non è compiuta se l'essere umano non dà il suo contributo denominando quello che è l'oggetto che di volta in volta gli viene portato davanti. Da qui la grande importanza che biblicamente parlando ha il dare il nome che in qualche modo racchiude l'identità dell'individuo, l'identità di ciò che è stato creato. E allora in questo caso, vedete, insistentemente, mi rendo conto è un po' stucchevole continuare a ripetere in lingua italiana essere umano, ma d'altra parte noi non possiamo scrivere uomo se non c'è scritto uomo nel senso di maschio. A questo punto abbiamo l'affermazione del versetto 20, l'essere umano non trovò un partner capace di aiutarlo e fronteggiarlo, cioè la creazione è incompleta. Il creatore non è stato in grado, fino a questo momento, dice il testo, di soddisfare questa esigenza di colui che è il suo primo collaboratore. A questo punto c'è un versetto che ha, da un lato, per una serie di letture in tanti ambiti obiettivamente piuttosto superficiali, fondato per secoli, se non per millenni, diciamo secoli, la subordinazione della donna nei confronti del maschio, quando il testo, basta leggerlo con attenzione, dice una cosa piuttosto diversa. Dio fece scendere un torpore sull'essere umano che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio realizzò con la costola, e fermiamoci un attimo qui. Allora, noi abbiamo tradotto in modo molto tradizionale costola. Questo termine, dall'ebraico ad altre lingue semitiche, rende anche che cosa? Restiamo pure all'ebraico, all'interno della Bibbia. Rende, per esempio, la parete di una montagna, oppure una delle pareti del tabernacolo che accoglieva l'arca dell'alleanza. Quindi qual è il comune denominatore? Un elemento strutturale, fondamentale, senza il quale l'oggetto non si regge sostanzialmente. Allora, restiamo pure all'idea costola per dire l'idea parte strutturale ossea, diciamo così, ma se noi leggiamo con attenzione, il primo dei due che arriva a pienezza di denominazione tra i progenitori creati non è il maschio, è la donna. Il testo dice: il Signore Dio realizzò con la costola che aveva tolta all'essere umano una donna e la condusse all'essere umano. Se vi guardate il versetto successivo, si arriva certo alla denominazione di maschio, sì, ma alla fine del processo, perché il testo dice: questa volta ella è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa, cioè parte di me, nel senso che strutturalmente siamo analoghi. Ella sarà chiamata donna perché dal maschio è stata tolta. Da questa traduzione italiana non si capisce nulla, me ne rendo conto, ma il gioco dell'ebraico, come alcuni certamente conoscono, è questo: ella sarà chiamata Isha perché da Ish è stata tolta. Nel gioco fonico
sembrerebbe che una parola derivi dall'altra. In realtà le radici sono molto diverse dall'una all'altra. Quindi c'è semplicemente questo gioco di carattere, diciamo, sonoro, che in qualche modo apparenta i dati. Ma in ogni caso dei due, quello che arriva alla pienezza della creazione, cioè alla compiutezza della denominazione, non è il maschio, è la donna. E a questo punto, capite bene, il mio obiettivo non è quello di fare del femminismo d'accatto, non me ne importa nulla. Quello che è fondamentale è tener conto di quello che i testi nel nostro piccolo possiamo cogliere dicano. Ma poi abbiamo questo versetto 24 folgorante. Per questo un maschio lascerà suo padre e sua madre, si unirà strettamente alla sua donna e i due verranno ad essere una carne sola. Come ho detto prima, nel procedere retorico non soltanto biblico, ma in particolare biblico, la struttura ternaria, tre affermazioni, una collegata all'altra, da delle congiunzioni che le mettono tutte allo stesso livello dal punto di vista sintattico, ma che ne pongono in accelerazione dalla prima alla terza sotto il profilo del significato, questa è una pratica comune, consueta. Infatti, per questo, cioè a causa, a partire da tutto quello che prima è stato detto, un maschio, lascerà suo padre e sua madre. Questo non succede neppure oggi nell'ebraismo. È la donna che lascia la casa di suo padre e sua madre e va ad abitare a casa del marito. Questo testo, 10 secoli prima di Cristo, ha un discorso completamente ribaltato. Quindi se noi dovessimo ragionare con delle categorie anacronistiche di oggi, diremmo che è molto più moderno un testo del X secolo avanti Cristo di tanti testi successivi. Però capisco bene che questa mia affermazione è un po' gratuita, quindi la chiudiamo così e non andiamo oltre. Comunque, un maschio lascerà suo padre e sua madre, si unirà strettamente alla sua donna, e qui c'è evidentemente l'unione nel senso più totale del termine, fisica, intellettuale, personale, ma la dimensione sessuale è assolutamente presente. Pensate che nella traduzione dei 70, la traduzione greca ellenistica anche di questo passo, voi avete utilizzato il verbo proskollao. Ora, non ci vuole un genio della conoscenza del greco per capire che da collao viene colla. Esattamente, cioè i due aderiscono così strettamente tra loro che davvero c'è una identificazione anche da questo punto di vista. E allora poi abbiamo la terza affermazione, i due verranno ad essere una carne sola. Carne sola che, come tutti i presenti certamente sanno, non è il figlio che viene al mondo dall'uno dei due, ma è la relazione tra i due. E l'ebraico utilizza un verbo che noi abbiamo reso con questa formulazione verranno ad essere, perché? Perché non è il verbo del risultato finale, è il verbo dello sviluppo successivo del processo. Comincia e va a compimento in prospettiva. Verranno ad essere una carne sola, non saranno d'amblè una carne sola all'inizio della relazione tra i due. Non so se mi sono spiegato, ma il quadro di riferimento è un quadro spettacoloso se ci pensiamo, sia perché i due testi sono certamente preoccupati di obiettivi diversi, dal primo al secondo, dal secondo al primo, ma quello che ne esce che cosa è? L'idea che nella creazione, fin dall'inizio, e la storia dell'uomo poi, dobbiamo riconoscere, la storia umana ha avuto altri processi, altri binari, ma nella creazione i due sono allo stesso livello, i due sono perfettamente e pienamente umani in relazione tra loro, i due si costruiscono profondamente l'uno con l'altro mentre si preoccupano dello sviluppo della creazione. E questo è davvero un dato di una estrema modernità, lo diciamo in particolare nell'anno che ha visto la conclusione dell'Expo, quindi di un'attenzione allo sviluppo del creato, ovviamente con altri linguaggi, certamente ulteriore, ma in cui obiettivamente ci chiediamo noi in che prospettiva ci collochiamo. Al di là di qualsiasi polemica che riguardi questo o quell'altro termine, sappiamo tutti che le grandi polemiche sul cosiddetto tema del gender, che ci stanno attraversando e che talvolta ammorbano l'aria perché sono gestiti secondo la logica degli opposti estremismi, dei guelfi e dei ghibellini, dei bianchi e dei neri, insomma, senza talvolta preoccuparsi di capire che cosa vogliono dire in definitiva, si radicano in quale questione fondamentale? Nel fatto che ciascuno
maschio e femmina, femmina e maschio, sono chiamati dal decimo avanti Cristo al ventunesimo dopo Cristo e successivamente per le prossime generazioni a chiedersi che cosa si può fare perché ciascuno approfondisca la propria identità senza appiattirsi su quella dell'altro e nello stesso tempo cercando di costruire delle relazioni donna-uomo, uomo-donna che siano costruttive reciprocamente e che aiutino la creazione a svilupparsi pienamente, ad essere difesa, promossa, custodita nel senso migliore del termine. Allora è per questo che mi pare che la domanda fondamentale che noi possiamo porci, concludendo questa breve lettura di questi due testi, è esattamente questa: che tipo di relazioni noi riusciamo a costruire con l'altro sesso e con la natura nella quale siamo immersi? Dal poco al tanto, tra luci e ombre, con tutte le nostre doti e con tutti i nostri limiti. Ma io credo che nella seconda domanda che ciascuno si pone davanti a un testo in generale, specificamente a un testo biblico, chiedersi che cosa significhino questi testi per la nostra vita di oggi voglia dire farsi alcune domande, e mi pare che le due che ho appena enunciato, ossia che tipo di relazione riesco a costruire con l'altro sesso, che tipo di relazione riesco a costruire con la natura nella quale sono immerso, siano due domande piuttosto importanti. Ecco, se noi cerchiamo di chiederci, dopo aver letto i due, molto brevemente, i due passi di Genesi 1-2 che costituiscono in qualche modo l'inizio canonico, insieme ad altri elementi della creazione, della rivelazione biblica, ci chiediamo, ma in buona sostanza c'è qualche testo che ci possa aiutare a entrare in modo sintetico nella identità culturale e religiosa giudaica e che faccia un po' capire quali sono le radici rispetto alle quali Gesù di Nazareth, i suoi discepoli e tanti altri intorno a loro hanno vissuto e hanno creduto nel loro Signore? Ecco, il Salmo 1, il primo dei 150 componimenti che costituiscono il libro dei Salmi, è estremamente utile. Beato l'essere umano che non procede secondo il consiglio dei malvagi, non sta fermo nella via dei peccatori e non siede in compagnia dei cinici, ma piuttosto ripone il suo favore nella Torah del Signore e la sua Torah medita giorno e notte. Sarà come albero piantato lungo canali di irrigazione, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai. Tutto quello che farà avrà successo. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde. Perciò i malvagi non si alzeranno in piedi innocenti nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Pertanto il Signore segue con attenzione amorevole il cammino dei giusti, ma la via dei malvagi andrà in rovina. Allora, se noi consideriamo con attenzione questo testo, che è il portale d'ingresso del libro dei Salmi, e molto spesso associato allo stesso Salmo 2, in una specie di coppia ideale, ma anche se soltanto consideriamo questi versi, anzitutto vediamo come la via della positività, la via della vita, è molto più ampiamente rappresentata della via della negatività e della morte. Certo, c'è la distinzione tra una pista e l'altra, ma se facciamo un calcolo aritmetico anche soltanto delle sillabe di questa traduzione italiana, vediamo come della via della negatività si parli al versetto 4, al versetto 5 in parte e poi nell'ultima parte del versetto 6, ma tutto il resto del Salmo è interamente al positivo. Allora, chi è l'essere umano beato, felice? È colui che, vedete i tre riferimenti che citavo prima, non procede secondo il consiglio dei malvagi, non sta fermo nella via dei peccatori e non siede in compagnia dei cinici. Vedete, tre formule per dire le tre posizioni dell'essere umano: muoversi, star fermo, sedere. I tre riferimenti rispettivamente ai malvagi, cioè coloro che realizzano il male, coloro che lo realizzano in modo consapevole e coloro che addirittura sono irridenti rispetto al negativo: malvagi, peccatori, cinici. Quindi, beato l'essere umano che non ha rapporti con questi atteggiamenti, con questi individui, con queste scelte di vita,
ma piuttosto ripone il suo favore nella Torah del Signore. Non traduco da tanti anni più legge, neanche con la L maiuscola, perché l'espressione legge in un contesto come il nostro di tradizione greco-latina fa riferimento subito al codice della giustizia distributiva. Dare a ciascuno il suo e corrispondere a pena rispetto alla colpa. Quando invece Torah vuol dire qualcosa di un po' più largo, di un po' più articolato, vuol dire insegnamento, vuol dire istruzione, e quindi non ha un riferimento soltanto di carattere giuridico. Quindi, piuttosto ripone il suo favore nella Torah del Signore e medita giorno e notte, cioè vive costantemente in rapporto con la Torah, dove il meditare significa avere un rapporto profondo, intimo, non soltanto se si è un rabbino o un cultore della Torah, ma anche della propria vita quotidiana comune, in una prospettiva, come ricordavo prima, di una cultura essenzialmente e prevalentemente orale, visto che la stragrande maggioranza della popolazione non sapeva né leggere né scrivere. Allora, chi è costui? Sarà come albero piantato lungo canali di irrigazione, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai. Cioè sarà un sempreverde, sarà un costantemente vitale, una persona costantemente aperta e presente alla vita. E vedete come il versetto 3 si chiuda con un'iperbole positiva: tutto quello che farà avrà successo, quindi al di là del realismo, ma per dare il senso dell'espressione del discorso. E se l'essere umano, il beato che si comporta in questo modo, che ha un rapporto vitale con la Torah, ha la stabilità, la concretezza, potremmo dire la solidità dell'albero, per contrasto il malvagio chi è? L'inconsistenza totale, come pula che il vento disperde. E a questo punto il versetto 5 intensifica il discorso: perciò i malvagi non si alzeranno in piedi innocenti nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Un riferimento giuridico tribunalizio molto efficace. Ma la chiusa del Salmo è uno dei testi più, se posso dire così, più interessanti, non soltanto del Salterio, ma forse dell'intero Antico Testamento. Pertanto il Signore segue con attenzione amorevole il cammino dei giusti, il favore delle mille generazioni di cui parla Esodo 20, ma la via dei malvagi andrà in rovina. Significa che non è il Signore Dio che spinge i malvagi in rovina, non è Dio che realizza la negatività del malvagio, è il malvagio che si colloca da solo in questa condizione. Colui che non ha un rapporto vitale con la Torah è come pula che il vento disperde. Colui che non ha un rapporto vitale con l'alleanza con Dio è persona che va in rovina per sua scelta autonoma, personale, non perché Dio ce l'ha mandato. Ora proviamo a pensare cosa vorrebbe dire diffondere con maggiore determinazione rispetto a quella attualmente realizzabile o realizzata questo tipo di consapevolezza a livello popolare generale. E questi sono elementi che erano lì anche prima che il gesuita Jorge Mario Bergoglio diventasse vescovo di Roma. Tanti predecessori suoi certamente ne hanno parlato, tante persone al di fuori della Chiesa Cattolica ne hanno parlato, in ambito ebraico, in ambito cristiano di altre denominazioni, quindi, e anche in tanti ambiti che con le chiese non hanno niente a che vedere. Ma chissà perché questo tipo di riferimento oggi risuona in maniera diversa da quel che succedeva fino a qualche anno fa, e nello stesso tempo ci interpella ancora una volta. Che rapporto abbiamo noi con la Torah? Che rapporto abbiamo con i fondamenti della rivelazione biblica? Un rapporto più o meno moralistico, più o meno ritualistico, o un rapporto esistenziale effettivo? E non c'è bisogno di arrivare ai Vangeli e ai testi del Nuovo Testamento per riflettere in questi termini. Ci fermiamo prima, ci fermiamo al Libro della Sapienza negli ultimi decenni prima di Cristo, 60-30 avanti Cristo. Ci fermiamo a testi ancora precedenti, dalla Torah ai libri profetici, ai libri sapienziali, a tutta una serie di altri testi. Se ciascuno di noi prende in mano la succitata Bibbia di Gerusalemme, va all'indice, scorre l'indice e va a vedere semplicemente le introduzioni ai singoli libri, ha un'idea complessiva, io credo, di grande interesse. Possiamo partire da lì,
Ma non perché dobbiamo fare della erudizione o dell'approfondimento culturale che si concentra soltanto nell'aspetto intellettuale. No, non è questo il punto. Il punto è come possiamo fare a dotarci di strumenti culturali che poi ci rendano più corretto e più approfondita la questione fondamentale che prima giustamente veniva evocata. Che cosa dicono queste parole alla mia vita di oggi? Evidentemente non con lo spirito di chi cerca, come in un prontuario, delle risposte puntuali alle singole difficoltà che ha nella vita. Perché se ragiona nel rapporto con la Bibbia in questo modo, è opportuno che neppure la apra. Perché, ripeto, le tragedie di interpretazione in questo senso poi si moltiplicano. Però è altrettanto vero che questo tipo di rapporto esistenziale è un rapporto importante, che si costruisce passo dopo passo, che si può serenamente costruire, per esempio, nella frequentazione della messa domenicale, delle messe feriali, in tanti altri contesti, passo dopo passo, momento per momento. Allora credo che il Salmo 1 ci aiuti davvero a riflettere a fondo anche sotto questo profilo. E ci aiutano tanti altri testi. Cito un ultimo esempio prima di concludere. Se noi consideriamo quello che una serie di libri profetici ci indicano e ci chiediamo come possiamo leggere un testo biblico nel suo contesto specifico? Possiamo fare un esempio. Nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo primo, si parla di una vergine che partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, e il testo matteano dice, cioè Dio con noi. Allora, se io vado a prendere il capitolo settimo del libro di Isaia, cioè una parte della sezione del libro di Isaia verosimilmente collegabile all'Isaia storico, devo serenamente dire che l'Isaia storico non aveva assolutamente l'idea che quella vergine poteva essere letta come Maria di Nazareth, che quel bimbo poteva essere letto come il Nazareno, che sarebbe stato inteso come il Messia. All'altezza dell'ottavo secolo avanti Cristo, il profeta Isaia si poneva proponeva quei testi nel contesto storico, politico, culturale della sua epoca. Le origini cristiane hanno letto quel brano primo testamentario e tanti altri come delle anticipazioni, delle introduzioni, delle profezie rispetto a Gesù. Appunto, le origini cristiane l'hanno fatto ed è una lettura importante, rispettabile, significativa, ma non è più vera della lettura che ci dà di Isaia nel contesto storico-culturale di quel profeta. Ecco, noi dobbiamo finirla una volta per tutte, non certamente noi qui, è un discorso di carattere generale, nel andare alla ricerca di quello che è più vero da questo punto di vista, perché le due letture sono vere in modo analogo, hanno due codici di riferimento culturale diversi. E quando io mi chiedo chi è Gesù di Nazareth, non fondo la mia fede su Gesù di Nazareth, sul fatto che ci sia anche quella interpretazione, perché non sono più nel primo secolo dopo Cristo, sono vari secoli dopo, e allora sono nella consapevolezza non di essere colui che ha capito tutto perché viene dopo le origini cristiane, ma di colui che, anello di una lunga catena, ha qualche consapevolezza in più che deve cercare di usare. Ecco, questo è un po' lo spirito di approfondimento con cui credo noi possiamo guardare questi testi, da quelli che abbiamo cercato brevemente di leggere questa sera, a tanti altri testi che il primo testamento, Antico Testamento, Bibbia ebraica, variamente ci propone.